Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'artrite. I sintomi dell'artrite possono variare a seconda del tipo di artrite e dalla gravità della condizione. Tuttavia, alcuni sintomi comuni dell'artrite includono dolore articolare. Il dolore è uno dei sintomi più comuni dell'artrite ed è spesso descritto come dolorante, pungente o pulsante. Il dolore può essere costante o intermittente. Gonfiore articolare. Le articolazioni colpite dall'artrite possono gonfiarsi a causa dell'infiammazione delle membrane sinoviali, membrane che rivestono le articolazioni. Ridotta mobilità. A causa del dolore e del gonfiore, le persone con artrite possono sperimentare una limitazione nella mobilità delle articolazioni colpite. Potrebbe diventare difficile piegare, estendere o muovere l'articolazione normalmente. Rigidità articolare. Molte persone con artrite sperimentano rigidità articolare, specialmente al mattino o dopo periodi di inattività. Questa rigidità può durare diverse ore. Calore e arrossamento. Le articolazioni infiammate possono diventare calde al tatto e possono apparire rosse a causa del flusso sanguigno aumentato nella zona. Affaticamento. L'artrite può causare affaticamento cronico dovuto al dolore e all'infiammazione costante. Questo può influire sulla qualità della vita e sulla capacità di svolgere le attività quotidiane. Deformità articolare. In alcune forme di artrite, come l'artrite reumatoide, le articolazioni possono deformarsi nel tempo a causa del danneggiamento progressivo dei tessuti articolari. Febbre e malessere generale. In alcune forme di artrite, come l'artrite reumatoide, i sintomi possono includere febbre, affaticamento e una sensazione generale di malessere. È importante notare che ci sono molti tipi diversi di artrite, tra cui l'artrite reumatoide, l'osteoartrite, la spondilite anchilosante, la gotta e molti altri. Ogni tipo di artrite può manifestare sintomi specifici, quindi è fondamentale consultare un medico per una valutazione accurata e una diagnosi appropriata se si sospetta di avere un problema articolare. Il trattamento varierà a seconda del tipo di artrite e della gravità della condizione. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.